cominciamo, anche se non sono andata tutti, perché credo che sarà molto lungo. Abbiamo già superato il quarto d'ora accademico. Allora, questo è il terzo incontro del CLN Pisa, Comitato di Liberazione Nazionale, che si è formato un anno fa sull'iniziativa del giurista Ugo Mattei. E la relatrice di questa sera è Giulia Di Cocchi, che è la membro dell'Associazione Liberamento Umani, sociologa, e in via eccezionale Francesco Scifo, che è un avvocato presidente dell'associazione, che passava lì per caso, in Toscana per caso, ed è stato coinvolto per venire cooptato, per cui lui non compare sulla locandina, però parlerà anche lui. Quindi io comincerei subito, direi solo due cose. Ecco, dopo le loro relazioni ci sarà un dibattito. Abbiamo concordato con Giulia di escludere tutta la parte che riguarda il credito sociale, l'identità digitale, la valuta digitale, perché questi argomenti richiedono molto tempo e saranno trattati in una situazione prossima, che non abbiamo ancora deciso. Quindi magari accenneremo a tutto questo, però non approfondiremo. Allora, ringraziamo Giulia e Marco per la palestra e la strumentazione. Qui trovate per chi volesse. C'è il materiale informativo sul CLN, qui e anche là fuori. E basta, c'è anche una cassetta per le offerte. E poi vi ricordo che la prossima iniziativa del CLN sarà la proiezione del film Invisibili all'Ortaccio domenica 2 alle 18. Io ho finito e passo la parola a Giulia. No, prima l'avvocato. È vero, prima. No, ma io sono brevissimo, perché è chiaro che protagonista giustamente Giulia, perché ci parlerà proprio dei neurodiritti e del cibersoldato. Io volevo dire solo due parole sull'associazione Liberamente Umani, che noi abbiamo fondato nel 2021 insieme appunto a Giulia e ad altri avvocati, diciamo altri professionisti, e che è stata fondata proprio quando ci siamo resi conto che c'erano delle dinamiche che portavano verso una serie di problemi che non potevano più limitare la difesa legale degli individui al semplice habeas corpus, cioè semplicemente alla libertà personale intesa come impossibilità di essere incarcerati senza processo, così come tradizionalmente la conosciamo. O senza comunque una valutazione del giudice entro 48 ore, eccetera, eccetera. Abbiamo pensato che in realtà il nuovo obiettivo che in qualche modo si poneva al centro di tutti quei gruppi di interesse che in qualche modo governano la politica nazionale e anche quella internazionale era il cervello, e che quindi dovevamo creare un'associazione che si fosse posta come obiettivo proprio quello della tutela dell'habeas mentis, cioè della tutela della mente delle persone da tutte quelle influenze che vengono dall'esterno, ma che vengono soprattutto dai poteri costituiti, e che quindi in sostanza si sono tradotte in una moderna versione proprio della limitazione della libertà personale, non più intesa come libertà semplicemente fisica, e abbiamo visto che di limitazione della libertà fisica ce ne sono state parecchie in questi ultimi 3 anni, no? Con la questione del lockdown, con la questione dell'impossibilità di lavorare, con tutti aspetti che in qualche modo andavano ad incidere su aspetti fisici, proprio come la libertà di circolazione, come la libertà di poter lavorare, ma che in realtà dietro avevano un sottofondo che non era così evidente, ed era un sottofondo che andava a colpire la mente delle persone, perché in realtà la propaganda che è stata utilizzata in maniera assolutamente massiccia in questi ultimi 3 anni, che continua in un modo o nell'altro ad essere utilizzata da i più vari organi governativi ma anche internazionali, è in realtà il problema centrale, perché tutte le limitazioni che poi noi andiamo a soffrire, che vanno a colpire aspetti anche puramente fisici, in realtà però sono sempre
diciamo così, semplicemente un effetto di un altro tentativo, che è quello di andare a limitare proprio le facoltà e controllare soprattutto dall'esterno le facoltà mentali delle persone. Quindi noi con questa associazione, alla quale chiunque può associarsi, noi abbiamo deciso di crearla in Svizzera perché non ritenevamo che la normativa europea ci garantisse in maniera efficace, diciamo così, da interventi esterni, cioè da interventi dello Stato o di organismi dell'Unione Europea. E quindi abbiamo pensato che la Svizzera potesse essere un buon posto dove andare a incardinare la nostra sede. Ma è chiaro che noi non abbiamo nessun limite territoriale, perché noi operiamo chiaramente non solo in tutta Europa, ma anche in tutto il mondo. E quindi noi cosa facciamo? Noi non solo raccogliamo le segnalazioni che ci fanno anche di persone che subiscono questo tipo di trattamenti, questo tipo di influenze non solo fisiche ma anche esterne alla loro mente, ma oltretutto tentiamo di divulgare anche che ci sono effettivamente questi mezzi di controllo anche mentale che sono utilizzati e che noi in un modo o nell'altro spieghiamo, e oggi per esempio Giulio vi spiegherà comunque che cosa si fa in maniera scientifica, prima sul piano militare e poi lo si traduce anche nell'ambito civile. Quindi io penso che sia il caso di porre l'attenzione su questi aspetti, di aprire, di puntare un faro, una luce su queste questioni, perché la migliore difesa è la conoscenza, e la migliore difesa è soprattutto la capacità di informare l'opinione pubblica. Per questo noi abbiamo un sito che appunto si chiama Associazione Liberamente Umani ALU, e abbiamo anche un canale YouTube nel quale tutti gli eventi che facciamo li mettiamo, li riversiamo in modo che possano essere visti, e ovviamente chiunque vuole associarsi e contribuire a questa attività di divulgazione e anche di intervento pratico, perché al di là poi della divulgazione noi abbiamo tutti un'attività professionale, siamo avvocati e interveniamo anche diciamo così in una difesa legale vera e propria delle persone. E quindi io direi che è opportuno avere la massima partecipazione, e quindi vi invito tutti ad andare a vedere il nostro sito. E lascio la parola a Giulio. Grazie. Buonasera a tutti, vi ringrazio di essere presenti e spero non mi denuncerete per sequestro di persona, perché io parlerò a mattinetta per almeno un paio d'ore, cerco di essere breve, ma gli argomenti che andremo a trattare richiederebbero ogni singolo aspetto dell'enciclopedia. Quindi la mia scelta sarà necessariamente di essere un po' stringata su alcuni aspetti, sperando che vi arrivi l'argomento in generale. Sarà mia cura procurarvi il video completo con montate in maniera adeguata, in comprensione le slide, in modo che voi possiate poi stoppare i punti che vi interessano. Per esigenza di ricordato brevità, vi propongo di farmi arrivare in fondo alla presentazione, segnatevi cosa non vi torna, perché molti argomenti sono conseguenziali, si capiscono quando si arriva in fondo, e cerchiamo di lasciare in fondo un momento di dibattito e confronto, perché vedrete che molte domande rimangono aperte. Questo aspetto è fondamentale perché innanzitutto, anche se entreremo all'interno dei dettagli tecnici, noi non ci vogliamo mettere sul piano della competizione tecnica. Ogni singolo aspetto che andremo a vedere ha implicato per l'intera vita professionale interi team di studiosi, team multidisciplinari. Quindi se noi ci mettessimo a competere sul piano appunto tecnologico, tecnico, perderemmo in partenza, e ora è questa la nostra intenzione, il nostro punto di vista dell'attivista, quindi un punto di vista etico, nel senso che l'etica, la filosofia sottesa all'operazione, deve prestare
precedere la scienza, come ricerca e come applicazione. Quindi il nostro compito, più di trovare le risposte, è porre le domande giuste, in un'ottica, a seconda del contesto, di riduzione del danno, di principio di precauzione, e dicendo. Quindi, prospettiva dell'attivista innanzitutto, e ad aspetto importante, anche se alcune cose a volte possono sembrare non realistiche, per quanto io cerco sempre di produrre documenti sia per stimolare la vostra verifica e ricerca, sia per dimostrare che non stiamo parlando di cose campate in aria, noi sappiamo che all'interno della grande operazione che stiamo vivendo adesso c'è sicuramente una componente di PNL che serve comunque, dal punto di vista di chi la promuove, a far realizzare certe cose. Allora mettiamola così, anche noi facciamo una contro PNL affrontando i loro desiderata e muovendoci anticipatamente in questa direzione. Voi sapete che, chi mi conosce già sa che mi occupo di neurodiritti e io stasera sarei voluta partire già da altri argomenti per non perdere tempo, però alcuni di voi non mi hanno mai sentita parlare di questa cosa, allora cercherò di introdurre per quanto possibile velocemente l'argomento per poi affrontare una parte di taglio, diciamo, storia recente, geopolitica, che sembra lontana dall'argomento, ma in fondo alla presentazione capiremo che è tanto lontano. Allora, intanto questo, se lo vedete, è lo screenshot di una notizia che è comparsa all'ingresso di Facebook a una mia amica che, sapendo di cosa mi occupo, me l'ha mandata. È una pubblicità di un sito che si occupa di nuove tecnologie che attira l'attenzione con questo titolo: l'intelligenza artificiale è sempre più pazzesca, riesce a ricreare le immagini viste dalle persone. Allora, parliamo di semplice manipolazione mentale, sempre più pazzesca. Se questo articolo fosse uscito 20 o 30 anni fa, secondo voi avrebbero usato le stesse parole per rappresentare la stessa situazione? Quello che vi chiedo è pazzesca o è pericolosa? Dallo stesso articolo, ho già scritto dei passaggi, un articolo del 10 marzo, ora non è Science, è un articolo di un sito divulgativo che sicuramente deve puntare sulla raccolta di click, però analizziamo semplicemente sul piano delle emozioni cosa ci restituisce questo tipo di articolo. Dice: una tecnologia del genere potrebbe tornare molto utile agli scienziati per capire cosa sta accadendo nella mente delle persone, oltre a tornare utile a coloro che soffrono di paralisi, che è secondario. Allora gli scienziati perché interessa capire cosa c'è nella mente delle persone? Poi cosa fa? Cita scansioni cerebrali di 4 partecipanti che avevano guardato 10.000 diverse immagini di persone, paesaggi, oggetti. Qua si riferisce a cosa hanno subito i volontari, una precisione di circa l'80% nel ricreare quello che le persone avevano guardato. Attenzione, avevano guardato e non stavano guardando, quindi stiamo già passando dalla visione indiretta, come se ci fossero troppi insieme a noi, ok, alla memoria, perché ciò che ha guardato è immagazzinato, è un altro tipo di processo. La versione generata dall'intelligenza artificiale di una locomotiva, ad esempio, mostrava una posta nebbia grigia nello sfondo piuttosto che i cieli azzurri dell'immagine reale. Quindi stiamo parlando, sempre che sia vero quello che dice l'articolo, ma che viene presentato come pazzesco invece che pericoloso e intrusivo, di una resa grafica veramente rappresentativa, simile all'immagine originaria, che dovrebbe diciamo, evocare scenari fantascientifici, e invece ce la passano come se fosse una cosa di ordinaria amministrazione. Cosa ci richiama a livello di storia vera? La vicenda del poligrafo. I primi poligrafi, detti anche macchine della verità, nascono a fine 800, ma entrano nelle vicende giudiziarie più o meno negli anni 30 del 900, venivano utilizzati per gli interrogatori e, apro e chiudo la parentesi, la CIA anche dopo gli anni 30 continuerà a utilizzarli per scopi ufficialmente di ricerca sui propri dipendenti, fino agli anni 50 se non sbaglio. Il dibattito scientifico però sull'opportunità di questo, sull'opportunità di questo strumento, che qua vedete nella versione da tavolino, ma esistevano anche le versioni da valigetta, portatili, si frena molto rapidamente perché è reputato non sufficientemente attendibile, quindi
necessario dibattito etico-giuridico. Quindi la vicenda del poligrafo rimane in film storici, rimane un po' da parte e il dibattito si ferma. Tuttavia, la vicenda del poligrafo, almeno per come venne discussa all'epoca, è importante perché in quel momento ci ricordò come era costituita sul piano giuridico la nozione di integrità psicofisica, cioè era separata su due limiti. Il limite esterno, l'incolumità fisica, no? Quello che dicevamo dell'habeas corpus, e il limite interno, l'incolumità psichica, il concetto di habeas mentem, che almeno fino agli anni 50 del Novecento è strettamente collegato alla manipolazione mentale tradizionalmente intesa, cioè il condizionamento esterno che inficia parzialmente o in maniera più grave i nostri, la nostra attitudine a valutare, diciamo, le informazioni esterne, ma niente di collegato al piano strettamente neurologico. Il problema del poligrafo che poi rimane sospeso è anche il principio secondo cui le persone hanno il diritto a non autoincriminarsi. E anche il problema dei prigionieri di guerra, cioè chi tutela in caso di conflitto i prigionieri che possono essere suscettibili di subire torture o altri tipi di condizionamenti molto invasivi perché ammettano qualcosa contro la propria volontà. Siamo arrivati, però faccio un super salto, per chi fosse interessato al problema storico dell'evoluzione della materia, vi invito a vedere la puntata di 3 ore girata con Luca Consapevole del, mi sembra, 6 maggio 2022, in cui facciamo un'analisi storica di come siamo arrivati a questo momento di studio delle scienze cognitive, delle neuroscienze. Si parte dal 700, in quel video, anche se volessimo analizzare il rapporto uomo-cervello potremmo partire come minimo dagli iniziali. Però partiamo da qui e quindi facciamo un grande salto verso gli anni 90 e 2000 e siamo arrivati a definire due grandi ambiti di interesse. Uno riguarda le neuroscienze, un settore trasdisciplinare che si occupa principalmente di studiare organizzazione e funzionamento del sistema nervoso dal punto di vista strutturale e funzionale sia a scala molecolare che a livello degli organi. Questo perché noi sappiamo come mammiferi noi abbiamo un sistema nervoso centrale, quindi ci sarà questa macchina centrale che è il cervello, che però noi sappiamo condiziona tante cose, tra cui la mobilità degli altri arti, il ritmo sonno-veglia, eccetera, eccetera. E poi le scienze cognitive che invece si focalizzano sui meccanismi che riguardano il pensiero e il modo in cui l'informazione viene processata, e quindi in maniera diretta e indiretta ci stiamo occupando tramite le scienze cognitive della formazione, lo stoccaggio e la condivisione della conoscenza. Ora, è in questa cornice che possiamo cominciare a parlare di neurotecnologie. Ho voluto prendere la definizione della Treccani, che le descrive come il settore che si occupa dell'uso delle più avanzate tecnologie biomediche per lo studio e il trattamento delle patologie del sistema nervoso. È importante la connotazione sanitaria, memorizzatelo, ci torneremo dopo. E poi mi è piaciuto che la Treccani, nel fare degli esempi di frasi prese da stampa nazionale per spiegare come si può usare questo termine neurotecnologie, estrapola un pezzo di un articolo del 2015 del Corriere della Sera in cui si dice: e l'impetuosa avanzata delle neurotecnologie che stanno traghettando dai film di fantascienza del mondo reale con risultati sempre più sorprendenti, come le false memorie impiantate nei topi da Susumu Tonegawa e i cervelli di cavie connessi in rete da Miguel Nicolemis. Vi faccio notare che le cavie e i topi sono mammiferi, lo siamo anche noi. Il quadro che ho chiesto gentilmente di mettere locandina, la traversata difficile di Magritte, l'ho voluto proprio come metafora di quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi e che siamo abituati a lasciarci passare addosso perché reso familiare da un certo tipo di fantascienza che intendiamo ci piace anche a me, ma finché è fiction. Ora, il punto è proprio questo. Noi, a livello di cultura popolare, le poche persone che sono già interfacciate nella loro vita quotidiana con le neurotecnologie l'hanno fatto perché
c'è un filone di letteratura medica, scientifica, che si è preoccupata per tanto tempo. Qui abbiamo una citazione di un centro pediatrico, per esempio, che si occupa di brain computer interface, quindi queste interfacce che dovrebbero rimediare ad alcuni problemi effettivamente biologici, come la impossibilità di camminare, alcuni tipi di dislessia e via dicendo. Da questa immagine noi vediamo, non so se riuscite a vederla anche in fondo, ma c'è questo cervello che viene definito motor control, si esegue e si spegne la luce. L'idea è di arrivare a controllare con dei sistemi che si interfacciano col cervello in remoto anche cose come lo spegnimento della luce. Fate questa stessa verifica, usate come chiave di ricerca la parola neurogadget e vedrete che alcuni oggetti venduti in siti che hanno sede fuori dall'Unione Europea, questo è importante, li vendono già la lampada che quando voi indossate l'adeguata fascetta che si interfaccia con le vostre sinapsi tramite dei catodi cutanei fa cambiare la luce alla lampada. Perché questi siti che vendono queste cose hanno sede fuori dall'Unione Europea? Perché in questo momento, per ora, esiste un minimo di principio di precauzione tale che bisogna valutare il rapporto costi-benefici, perché noi sappiamo che adesso io spengo la lampada, cambio il colore, ma dopo 10 anni che faccio questa cosa sul mio cervello, sul mio corpo, che conseguenze potrei avere? Faccio un esempio: deficit di memoria, disturbi sonnoveglia, oppure si potenzia anche il mio cervello, divento super intelligente, non lo sappiamo. Però è anche vero che una persona che ha 90 anni, un Alzheimer avanzato che non risponde alle terapie farmacologiche, un'aspettativa di vita di 2 anni, potrebbe valutare, ed otto ovviamente di quello che sta succedendo, di volersi impiantare una cosa del genere, di usare la tecnologia non invasiva per migliorare, ad esempio eliminare alcuni sintomi che gli impediscono di avere la vita degna di essere vissuta. Diverso è promuovere queste cose nelle scuole. Quindi per ora, all'interno del principio di precauzione del rapporto costi-benefici, l'Unione Europea promuove in certi casi queste neurotecnologie in ambito medico e sanitario. E faccio una lista, poi le potete andare a vedere: elettroencefalogramma, risonanza magnetica, magnetoencefalografia. Le sto elencando solo per farvi capire come molte di queste in realtà fanno già parte della nostra quotidianità, perché può succedere che uno si fa male, prende un colpo, deve vedere se per esempio un ematoma si è riassorbito e cose del genere. Quindi in realtà questa disciplina è già tra noi da molto tempo, solo che non aveva l'adeguata risonanza, non per limiti tecnologici. Questo è uno degli argomenti per cui siamo qui stasera, in un contesto di attivismo in cui l'argomento principale è la guerra. Ne parliamo adesso e lo evidenziamo perché in questo momento storico non c'è niente di più politico del cervello, e ciò che fa emergere come fattore di attenzione questo argomento ai nostri occhi ora è il fatto che geopoliticamente sta diventando rilevante prima che tecnologicamente. Una cosa molto importante: il concetto di neuropotenziamento o neuroenhancement. C'è una differenza abissale tra il ripristino di funzioni cognitive mancate o compromesse, ad esempio ho una lesione cerebrale e intervengo per riavere il cervello che avevo prima, e stabilire che da soggetto sano, normodotato, nella media della mia specie, decido di acquisire delle altre qualità. Ne butto io una a caso: la telepatia. Ok? Il neuropotenziamento va in questa direzione, e il fatto che si possa intervenire anche su soggetti sani inizia a divergere tanto dalla normativa europea vigente, ma dalla ricordate la definizione originaria di neurotecnologia, no? Si parlava in ambito medico. Ora, i metodi per conseguire questo neuropotenziamento sono di vario tipo: si va dal farmacologico, dall'intervento vero e proprio, all'uso di tecnologie. Queste tecnologie si possono dividere in invasive e non invasive. Tra le invasive, tempo fa è diventato famoso il chip che era nella testa della maialina di Elon Musk, ma questo chip dal punto di vista tecnologico è già archeologia. Io vi invito a verificare gli studi di Delgado,
questo professore spagnolo che affermava di poter pilotare in remoto i toro della corrida. Siamo nella prima metà del Novecento, probabilmente lui ebbe successo, ma non in maniera completamente etica. Infatti a un certo punto fece bagagli, perché non era più gradito in patria, e venne accolto a Yale, da dove poi ha fatto molte pubblicazioni, e dove probabilmente molti dei suoi studi sono stati diciamo, raccolti e implementati dalla CIA in progetti successivi. La cosa che ci deve quindi balzare all'occhio è che anche se il CIP e l'archeologia viene ritirato fuori, come vi dicevo, adesso per questioni di opportunità politica più che di diffusione tecnologica. Il problema del neuropotenziamento, quindi, che sia invasivo, comunque non medico, è anche se medico, che non viene, magari se non viene spiegato o gestito accuratamente dal piano giuridico, perché noi sappiamo che dagli anni 2000 le neurotecnologie hanno avuto un'impennata in termini di sviluppo tale che la normativa giuridica non ce l'ha fatta a stare loro dietro. Questo vuol dire che potrebbe darsi un caso che non rientra, almeno non in maniera esplicita, nelle fattispecie già previste dal punto di vista legale, e quindi potremmo avere dei settori in cui siamo scoperti sul piano della tutela. Come fare quindi a capire intanto se siamo dinanzi a una possibile minaccia dell'integrità mentale? Io ho trovato utile la definizione di questo scienziato, Jenka, che ha proposto nel suo libro del 2019, Intelligenza al quadrato, se potete procuratevelo. Lui sottopone questi punti alla nostra attenzione, lui dice: quando implica l'accesso diretto e la manipolazione della segnalazione neurale, oppure quando diciamo, l'attività è non autorizzata, cioè avviene in assenza del consenso informato del generatore del segnale, sempre noi, oppure quando provoca danni fisici e psicologici. Ora, sul piano astratto questa definizione funziona bene, però se noi stessimo applicando questa definizione all'aspetto fisico, per esempio uno mi fa un taglio sul braccio, io me ne rendo conto perché dolore, sangue, lo posso riferire, ma se danno fosse la cancellazione di un ricordo e io non mi ricordo quello che mi hanno cancellato, diventa un po' più difficile rappresentare a terzi questo danno per un risarcimento. Quindi torniamo al discorso iniziale, il problema dell'etica delle macchine. Ci sono libri anche su questo, io vi posso suggerire il libro di Tamburini che insegna alla Federico II di Napoli in un corso di ingegneria dove progettano macchine autonome, quindi la maggior parte del libro è incentrato sul dilemma delle auto autonome che da sole effettivamente meritano un libro, ma c'è anche uno spazio che riguarda più l'etica delle macchine in generale, che merita anche a chi si interessa ai diritti, diciamo, merita di essere approfondito. Riassumendo molto, poi vi invio la lettura del testo, noi potremmo dire che ci sono due principali approcci etici. L'etica delle conseguenze, quello che conta è il risultato. Per esempio, io voglio essere più veloce giocatore, palleggiatore di basket, e quindi mi metto queste fascette che forse avete già visto che vanno molto negli Stati Uniti dagli sportivi, poi secondo me è doping, ma questo lo lascio valutare agli arbitri nelle rispettive competizioni. Se poi nel lungo termine questa cosa mi causa dei danni, non mi importa, perché mi interessa quel risultato, punto. Oppure c'è l'etica detta dei doveri, cioè vengono prima i principi. Ad esempio, poiché secondo me una volta che si apre un canale, io non so chi ci può entrare in questo canale, a che titolo, non mi sento capace di controllarlo, decido come etica mia personale, come mio diciamo imperativo morale, di non volermi sottoporre a nessun titolo a queste cose da un altro punto di vista. Ragionare preventivamente su etica delle conseguenze o etica dei doveri è importante farlo prima che il nostro mercato, a seguito di una possibile modifica della normativa europea, venga invaso da queste cose, perché potremmo trovarci anche davanti al cosiddetto ticking bomb scenario.
è il classico scenario dei film di azione in cui c'è un terrorista che conosce la corretta ubicazione della bomba. Noi siamo una società evoluta, siamo contrari alla tortura, ma sappiamo anche che questa bomba tra un quarto d'ora esplode in un centro commerciale pieno di gente. Dobbiamo scegliere. O decidiamo che prevale la nostra integrità, siamo contrari alla tortura e il terrorista non parla, oppure cerchiamo dei metodi di persuasione un po' più forti e ci facciamo dire dove è la bomba e salviamo tutte le persone nel centro commerciale. Ciascuno di noi decida, diciamo dentro di sé, come risolverebbe il dilemma, ma vi rendete conto che il problema non è pratico, è eminentemente etico, perché entrambe le soluzioni, o più soluzioni, se viene in mente una terza via, in realtà hanno la loro razza in termini, diciamo, economici. Salvare quale valore, quale bene, e via dicendo. Rischi. A cosa andiamo incontro se non adeguiamo la normativa o la formazione dei giuristi alla comprensione di queste nuove tecnologie? Violazione della privacy, non c'è bisogno che la spieghi, effetti avversi, per esempio, alcune brain computer interface per la cura, mi sembra, dell'Alzheimer, parliamo anche di piccoli elettrodi che vengono messi nella testa, cose del genere, danno un effetto straniamento. Tra l'altro ci sono degli studi divergenti su questo, in alcuni casi i pazienti hanno detto non mi sono mai sentito me stesso come da quando queste nuove tecnologie, un po' molto anche come cosa, e altri che dicono non mi riconosco più, non so perché, non mi sento più io. Criminalità, brain jacking, stiamo già parlando dell'ipotesi che per esempio qualcuno si connetta al vostro dispositivo e faccia quello che può o che riesce a fare in quel momento con quelle tecnologie. Impunibilità delle neuroviolazioni, ce l'abbiamo già parlato, opt-in, silenzio assenso, coltivazione dell'organo, decidiamo se succede qualcosa, non siamo in grado di rispondere, che nel dubbio chi ci opera può metterci queste cose, oppure vogliamo che ogni volta, se non c'è un esplicito consenso, non si fa niente? Blindare la mente, un'altra ipotesi, non ne voglio sapere nessun titolo, devo avere quindi il diritto di restare in questa società anche laddove tutti gli altri si concedessero il lusso o il piacere o altro di usare queste cose. Affidabilità del Technocratic Oath. Allora, questo gruppo di studiosi nel 2022 ha proposto di fare l'equivalente del giuramento di Ippocrate nell'ambito delle neuroscienze per fare in modo che appunto non possano mai essere usate contro il paziente o la persona che subisce il neuropotenziamento. Non è una cattiva idea, però a titolo esclusivamente personale vi dico che dopo il 2020 ho delle piccole difficoltà a credere da sola al giuramento di Ippocrate. Veniamo al nocciolo, alias mentem. Io finora vi ho parlato di neurodiritti perché è il termine che va per la maggiore in questo momento, è un po' la parola che rompe il ghiaccio ed è quella con cui io, a posto vostro, farei le ricerche per cominciare a informarmi. Voi mettete proprio Neuro Rights e viene giù di tutto, però ritengo che la locuzione più corretta, dopo capiremo perché, per affrontare l'argomento sia veramente habeas mentem, calcando quel parallelismo che giustamente l'avvocato Schiff ha introdotto poco fa. Perché? Intanto vediamo di cosa si parla. Habeas mentem è il diritto alla tutela della mente umana, dalla manipolazione e dallo sfruttamento inconsapevoli, affinché non possano essere utilizzate per finalità economiche e d'altra natura, senza il consenso esplicito dell'individuo. Tale tutela deve proteggere l'individuo anche da possibili forme di ricatto. Ad esempio, mi cede alcune funzioni o attività mentali per accedere a piattaforme cognitive o ambienti relazionali la cui mancata frequentazione produrrebbe un male socialmente o psicologicamente rilevante. Ve lo traduco. Davos 2023. Cominciano a discutere di quei caschetti che in Cina alcune aziende usano già da tempo, le mettono in testa ai dipendenti, il motivo ufficiale è controllare l'attenzione, perché i dipendenti non si distraggono ovviamente, per la loro sicurezza e quindi per il loro bene, cioè controllano che voi pensate solo quello che vi dicono di pensare per tutto il tempo del turno lavorativo,
al netto dei dubbi sugli effetti di lungo termine e di breve periodo, dopo che tenete il caschetto, per tutti gli anni a venire, perché sappiamo già che sono tecnologie nuove e non rodate. Discutevano a Davos dell'ipotesi che i lavoratori occidentali, meno abituati a obbedire a priori, potessero contestare questa scelta nei contesti di lavoro. La risposta è stata: se non gli piace possono cambiare lavoro, in un momento di drammatico calo di lavoro. Vi ricorda forse una dinamica che abbiamo già sentito recentemente, questo discorso delicato, o ti metti il caschetto o non lavori? La Columbia University, proprio quasi in parallelismo con la pandemia, cosa fa? Promuove quelli che loro definiscono i 5 neurodiritti fondamentali. Anzi, io credo che sia a loro che al gruppo Morningside, che nasce negli anni 80, dobbiamo il percorso che arriva a coniare il termine neurodiritti. Ve li faccio vedere in italiano perché devo essere sicura di trasmettere alcune cose. La New Right Initiative propone questa batteria dei diritti, non credo di averli messi in ordine giusto, ma non importa. Vediamo: identità personale, libero arbitrio, privacy mentale, uguaglianza di accesso al potenziamento mentale, diritto alla protezione da pregiudizi algoritmici. Vi spiego un attimo l'ultima. Voi saprete che l'algoritmo è creato da esseri umani. Chi ha fatto informatica saprà benissimo che l'essere umano dà un comando, d'accordo? E l'algoritmo traduce questo comando in operazioni. Ovviamente più il comando è complesso, più il tipo di input che vengono dati dipendono da quanto chi dà il comando, che di formazione informatico, conosce la materia. Quindi faccio un esempio volutamente assurdo: voglio fare un algoritmo che traduca i geroglifici ai siti egiziani quando ci passiamo davanti in monitor, se da informatico faccio un errore perché non ho studiato bene i geroglifici egiziani, chiaramente questo errore viene tradotto nell'algoritmo. Ebbene, oltre agli errori per ignoranza, errori materiali, anche i pregiudizi vengono tradotti in algoritmo. Ci serve molto da dire, vi consiglio una lettura veramente importante, che è il libro Armi di distruzione matematica di Katie O'Neill, che fa vedere, tra i tanti esempi che già stanno arrivando, come nelle scuole americane, per esempio, la capacità di inserimento dei docenti veniva valutata già nel 2016-2017 con questi algoritmi, che però sono costruiti in base ai pregiudizi involuti, ma esistono perché siamo umani. Sappiamo che non possiamo eludere completamente il punto di vista dell'operatore, e quindi succedeva che anche insegnanti bravi, che i genitori degli alunni hanno cercato di salvare dal mancato rinnovo del contratto con delle petizioni, hanno perso il lavoro. E questo sta arrivando anche qua. Ma l'aspetto più preoccupante, secondo me, di questa batteria dei diritti è l'uguaglianza di accesso al potenziamento mentale. Se l'uguaglianza di accesso viene messa come un diritto, vuol dire che la cornice generale presuppone come gradevole, desiderabile, il potenziamento mentale. Allora, quando noi parliamo di uguaglianza di accesso all'acqua, è la stessa cosa secondo voi? È ugualmente indispensabile? Se in questa batteria dei loro diritti si volesse infilare una persona che per esempio vuole avere il diritto di non essere una potenziata, dove la mettiamo? Per questo e per altri motivi mi sento molto più vicina, però questo è il mio parere personale, vi invito a verificare tutto quello che dico, se la cosa più importante per me sarebbe che voi andate a casa e dite: voglio verificare tutto quello che ha detto, fate le vostre ricerche. Ci sono degli altri accademici che dicono: secondo noi il gap non sta tanto nella normativa in sé che è assente, il gap sta nel mancato aggiornamento di giudici e avvocati, cioè coloro che devono interpretare la normativa, per applicare i diritti già sanciti dalle Costituzioni, dai vari trattati internazionali, affinché tutti questi diritti, lasciamo un attimo perdere quel diritto al potenziamento mentale, vengano semplicemente adattati al nuovo contesto tecnologico. Qual è il vantaggio, secondo me, di adottare questa prospettiva? Che fino a che facciamo finta di sposare la causa della Columbia University,
perché non abbiamo nessuna tutela giuridica in materia e dobbiamo sancire tutti questi diritti nel vuoto normativo, il periodo che va da adesso a chissà quando, siccome non si può punire un reato non esistente, chiunque subisca nel frattempo una qualunque violazione in questo ambito risulta non tutelabile. Invece con l'altra prospettiva, per esempio il diritto alla riservatezza, il riconoscimento del libero arbitrio, allora se anche retrospettivamente tecnologie che ora non riusciamo a identificare come dannose, ma che magari chi ha progettato poteva progettare con maggiori precauzioni non l'ha fatto, se noi le identifichiamo in quanto tali possiamo tutelare i soggetti. Quindi è un argomento ancora parecchio lungo, ma vi invito a approfondire da soli. Vi invito a trovare poi le risposte a queste domande. Come monitorare la propria privacy? Quanto sono reversibili gli interventi? Che rapporto può instaurarsi tra profilazione che subiamo ad esempio sui social e l'intelligenza artificiale predittiva? Andate a vedere cosa sono le IA che si occupano di hidden intention, cioè intenzioni nascoste. Neanche voi sapete cosa avete a fare, ma l'intelligenza artificiale lo sa. E cosa può succedere, diciamo, sdoganando queste tecnologie in questa maniera, in un contesto di autoritarismo digitale, per esempio un sistema che prevede il credito sociale o le sue varianti, e la prospettiva di società militarizzata che andremo a vedere tra poco. O ancora, una cosa molto importante, finora l'intelligenza artificiale ci viene proposta prevalentemente con un modello che viene definito di black box, cioè io che la produco, che la vendo, in realtà non capisco bene come venga progettata. Questa è una mezza verità, perché ci sono studi come quelli di Cinzia Rubin, che non è l'unica, ma ha fatto un bel articolo abbastanza divulgativo in proposito, che dice che investendo più tempo e più risorse si può avere un'intelligenza artificiale più intelligibile, quindi più controllabile, anche negli eventuali abusi. Ma, oltre a costare più soldi, fare questo tipo di intelligenza artificiale ovviamente restituisce una maggiore responsabilità a chi ce la vede. Ci rendiamo conto che fare soldi da deresponsabilizzati è molto più comodo, quindi bisogna anche vigilare sulla connivenza, per esempio, dei governi che accettano la diffusione di un certo tipo di tecnologia sui propri cittadini, perché poi non è nemmeno detto che quello che dichiaro che sia black box lo sia veramente. E altra cosa che abbiamo già detto, come essere sempre consapevoli di eventuali intrusioni neuronali. Questo è una rappresentazione grafica, non so se riuscite a leggerlo, qua si parla addirittura di nuovo rinascimento, questo fa sempre parte della visione della Columbia University, che si vuole proporre un po' come portavoce della nuova era dei diritti umani. Io sono un po' meno ottimista. Vorrei dirvi delle cose, ma a parte il fatto che dire, arrivare alle conclusioni senza spiegare i passaggi diventa un po' indottrinamento, va contro i miei principi, farò un esperimento con voi. Io vi sottoporrò alcuni passaggi che reputo rilevanti nella storia delle recenti tecnologie, non solo nelle tecnologie, ve le butto lì un po' spot. Poi vi invito a fine presentazione a fare voi collegamenti tra quello che vi farò vedere tra poco e la parte finale sulla militarizzazione. Allora, cominciamo, siamo al 1953, il progetto MK Ultra della CIA, che verrà interrotto ufficialmente solo nel 73, ufficialmente. Riassumo molto, questo progetto ruotava intorno a una serie di obiettivi che erano quasi sempre molto vicini al controllo mentale in termini predittivi e non solo. Nel 58 nasce ARPA, Advanced Research Project Agency. Negli Stati Uniti c'è questa agenzia avanzata che fa progetti di ricerca, non si capisce bene di cosa si occupa. Progetti di ricerca in che tipo? Intanto vediamo che nel 69 nasce ARPANET, che in italiano vuol dire rete dell'agenzia per i progetti di ricerca avanzati, con esse primi browser. Cioè, cosa fanno loro? Cominciano a mettere cavi fisici, ok, attraverso cui passa l'informazione. È un po' come se le informazioni fossero automobili, loro costruiscono le autostrade e poi su queste autostrade passa l'informazione.
Negli anni 50 e negli anni 60 il professor Delgado, quello di cui vi parlavo, impianta il primo chip, almeno il primo chip noto, lo chiamava Stimosiever, in alcuni animali per telecomandarli. Lui all'epoca dichiarerà ufficialmente di condizionarli soltanto da questi punti di vista, movimenti, emozioni e ritmo sonnovello. Nel 72 ARPA diventa DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, si occupa di difesa, adesso è un po' più chiaro, quindi stiamo parlando di un'agenzia militare che ha inaugurato e gestisce le prime autostrade dell'informazione. Ricordiamo che sempre alla DARPA dobbiamo anche le prime connessioni FTP e le prime email. Molte di noi le prime mail erano mandate fin 90 e prima di 2000, loro dal 72. Nel 74 nasce lo standard di trasmissione TCP/IP e diciamo si ha anche il passaggio graduale da DARPANET, quindi rete della DARPA, al nome per noi più familiare, Internet. Questa è anche la fase in cui vengono intrecciati diciamo, gli sforzi di ricerca tra l'ambito civile e l'ambito militare, che tra l'altro è una cosa che curiosamente sta ricapitando anche adesso con la scusa o il motivo ufficiale, che sono progetti di ricerca talmente costosi che conviene unire le forze. Le università potevano utilizzare all'epoca i calcolatori della DARPA ufficialmente efficientando le risorse disponibili. Nell'83 lo Stato americano smette di finanziare ARPA per esaurimento dei propri scopi e la sezione militare di questa agenzia di ricerca, quella che ha fondato queste autostrade che nel frattempo erano diventate accessibili, autostrade dell'informazione, in ambito accademico si isola dagli accessi civili dentro una sottorete, potremmo chiamarla così, che si chiama MILNET. Nell'85 parte quest'altro programma che rende accessibile una serie di progetti all'università. Nel frattempo siamo nell'89, comincia a diffondere, a nascere World Wide Web, quindi ci stiamo avvicinando all'internet come lo conosciamo noi, e nel 1990 ARPANET come progetto ufficialmente abbandonato. Ora io vi faccio vedere questa mappa. Allora, chiaramente io penso che se nemmeno avessi servito nell'esercito e sapessi le cose ve le potrei dire. Chiaramente io non ho avuto accesso diretto ai protocolli militari di allora. Però la cosa che ci può interessare anche facendo un procedimento iniziale è partendo dai dati di realtà minimi, per esempio, il fatto incontrovertibile che in informatica è l'hardware che comanda sul software. Noi vediamo questa, è la MILNET nell'86, la rete è esclusivamente accessibile ai militari in cui hardware e software si interfacciavano tra loro in maniera, si suppone, sicura per precludere per motivi di sicurezza l'accesso ai non militari. Vedete? E c'è necessariamente un'interazione tra cavi fisici e poi chiaramente software che fanno gestire l'informazione su questi cavi. Focalizzatevi bene su questa mappa perché dovrete ripensarci tra poco. Gli anni 2000, che sono l'inizio di questa, della crescita esponenziale degli studi in materia di neurotecnologie e di intelligenza artificiale, sono stata una svolta diciamo, in ambito accademico, perché inizia il riconoscimento per pattern. Praticamente prima, quando si volevano catalogare le informazioni, questa catalogazione veniva fatta manualmente, quindi se c'erano 3.000 persone, un gruppo di 3.000 volontari, un campione immenso ovviamente, venivano archiviati più o meno manualmente. Io adesso posso dire l'intelligenza artificiale, ogni volta che vedi quattro ruote vuol dire che è un'automobile, lo classifichi col quadrato giallo. Ogni volta che vedi una persona in piedi, me la classifichi col quadrato rosa, mi metti questi dati in tabella e io scarico direttamente i dati grezzi, ma dopo un primo filtro che mi è arrivato in pochi minuti, in poche ore, rispetto a quella prima che magari mi servivano settimane o mesi per decodificare
le mie prime rilevazioni. Questo è importante perché risparmiando il tempo del primo livello di analisi, io posso anche riutilizzare gli stessi dati per più ricerche, posso confrontarli. Praticamente si accelera tantissimo la ricerca di tutti gli ambiti, da cui appunto lo studio del cervello, che adesso, dopo oltre 20 anni di ricerche accelerate, ci è intellegibile per circa il 20% a essere fortunati. Figuriamoci all'epoca, che si sapeva molto di meno. Veniamo da degli anni 80 in cui si pensava che la plasticità neuronale fosse riservata ai primi 3 anni di vita e dopo i neuroni non si rigenerassero più. Ora sappiamo che questo non è vero, ma lo sappiamo con certezza grazie anche a questa velocizzazione della ricerca. 2003, questo è molto interessante, sempre la DARPA progetta LifeLog, che è una ipotesi di progetto che potrebbe essere utile per tracciare ogni cittadino. Veniamo da un'epoca di guerra fredda in cui, giusto per capire da che clima si veniva, c'erano dei gruppi di autoformazione cittadini americani volti a interpretare il comportamento eventualmente sospetto del vicino di casa e denunciarlo alle autorità perché poteva essere una spia russa. Quindi cerchiamo anche di capire in che clima politico e ideologico potevano essere concepite certe cose. Certo, l'idea di tracciare ogni cittadino partendo dal presupposto di essere un'agenzia militare poteva essere percepita come leggermente invasiva. Allora nel 2004, il 3 di febbraio, LifeLog viene chiuso. È una pura coincidenza, avevo tutto lì, il 4 di febbraio nasce Facebook. Nel 2007, tramite l'elettroencefalogramma, si ottiene l'identificazione biometrica univoca delle persone. Questo io credo che sia veramente un elemento molto attuale, non riesco a tematizzarvelo stasera, ma memorizzatelo. Impronte neurali, voi immaginate che come ci prendono le impronte digitali, o come ci identificano con una goccia di sangue tramite l'identificazione del nostro DNA, o come c'è un'iride unica per ciascuno di noi, ecco, c'è una impronta neurale che ci identifica, uno potrebbe, lo butto lì, spararci una specie di pistola che ci legge e ci traccia. Questo è interessante perché potrebbe essere un'ipotesi, questo non lo so. Le onde cerebrali possono essere registrate per fini biometrici senza la consapevolezza dell'individuo, perché se ci prendono le impronte ce ne accorgiamo, se ci prendono una goccia di sangue in massima ce ne accorgiamo, non parliamo della lettura dell'indice che si fa con l'occhio aperto. Per le impronte neurali per ora nessuno se l'è mai sentito uscire dalla testa. 2008. Anche questo, come diceva giustamente Stefania, non possiamo approfondirlo, però volevo raccontarvi così per cronaca, visto che ci finisce in mezzo, ho detto questa cosa ce la metto lì, poi non li voglio approfondirà. Come nasce ufficialmente la prima vera criptovaluta? Finora abbiamo visto che hanno fatto tutti gli americani, però c'è una cosa carina, perché ufficialmente il Bitcoin, che è la prima vera criptovaluta, viene inventata da questo Satoshi Nakamoto, che abbiamo il forte sospetto sia solo uno pseudonimo giapponese. Ora, effettivamente avere uno pseudonimo giapponese non vuol dire che sei giapponese, ma non sappiamo niente di più di questo soggetto che ha fatto una rivoluzione nel campo della moneta digitale. Sappiamo però che prima di lui, un americano vero, David Chaum, aveva immaginato una forma embrionale di moneta elettronica, diciamo una forma meno evoluta e rudimentale, che si chiamava e-cash nell'83, e poi 10 anni dopo un altro cinese che ha fatto la B-Money, tale Wei Dai, e poi un altro tipo misteriosissimo di cui sappiamo poco, anche se è molto famoso nel web, un ungherese formatosi negli Stati Uniti, Nick Szabo, che ha fatto il BitGold. L'obiettivo in tutti i casi era ufficialmente creare una moneta di scambio decentralizzata. Purtroppo di questo presunto giapponese non sappiamo niente di più, rimando a voi l'approfondimento di questa notizia. Allora, interessante, abbiamo visto ARPA, DARPA, DARPA c'è ancora, ma in parallelo nel 2006 nasce la YARPA, quindi una intelligence ufficialmente a supporto, lo dichiaro, della intelligence community e del governo americano, che si focalizza su questi obiettivi di intelligenza artificiale, quantum computing,
machine learning, scientific biology, quindi biology di sintesi, e poi dal 2020 ci sarebbe anche una sezione di carta di ricerca su codice genomico, però almeno una volta che l'ho visto io non era un campo molto popolato nel sito. 2010, allora questo centro per la democrazia digitale comincia a far notare al pubblico il fatto che mancano le regole che regolamentino la pubblicità in termini di neuromarketing, quindi stiamo già parlando di manipolazione in senso tradizionale del consumatore. Sostengono i rappresentanti di questa associazione che vengono raggirate le difese razionali introducendo stimoli subliminali. 2010. Nel 2011 abbiamo un importante salto a livello di evoluzione scientifica perché viene ufficializzata la possibilità di fare brain reading, quindi leggere il cervello, combinando nanotecnologie e intelligenza artificiale, a partire da quello che vi dicevo sui primi anni prima. Come ci riescono? Una protesi di microstimolazione intracorticale controllata teologicamente, che invia in tempo quasi reale informazioni tattili, quindi un'interfaccia cervello-macchina-cervello, per esempio. Io ora non tocco niente, ma questa interfaccia vuole farmi sentire una sensazione come se toccassi qualcosa di ruvido, quindi la macchina si interfaccia col cervello e il cervello restituisce alla macchina il feedback del corretto raggiungimento della sensazione tattile. E su questo ci sarebbe molto da dire sulle ultime evoluzioni dei visori XR, ma non possiamo farlo in questa sede. Questa tecnologia è molto interessante, ci stiamo avvicinando all'argomento della serata, perché in ambito militare viene utilizzato per il controllo, voleva essere utilizzato o meno, per il controllo remoto dei soldati. Nel 2012, sempre la DARPA, crea questo High Assurance Cyber Military System per proteggere i sistemi informatici incorporati nei beni commerciali e militari che possono essere oggetto di attacco critico rispetto agli attacchi informatici. Tale progetto poi coinvolgerà l'equivalente americano del Ministero della Difesa. Già vediamo una declinazione molto importante, quindi la DARPA che comincia a occuparsi di attacchi informatici. Perché? 2013, cosa succede sul fronte cervello? Un team di scienziati giapponesi decodifica parzialmente i sogni tramite l'analisi dell'attività cerebrale, quindi alcuni soggetti vengono sottoposti alla risonanza magnetica funzionale mentre dormono e vengono riprodotte alcune immagini visive dei sogni. Lascio perdere tutti i medici, abbiamo già detto, memorizziamo questa informazione per più tardi. Sempre nel 2013 scoppia il caso di Snowden, perché lui, da ex consulente della National Security Agency americana, rivela il progetto PRISM, un progetto di sorveglianza di massa che in realtà esisteva già dal 2007 e si basa su cosa? Su Internet, la ex ARPANET. Grazie alla collaborazione volontaria consapevole di varie compagnie, tra cui Facebook, Microsoft, Yahoo, Skype, Apple, e potremmo continuare, ma mentre leggevo la lista, mi è saltata agli occhi Verizon. E in Italia quando è che è finita un po' sulle cronache Verizon? Vi ricordate per chi era consulente Colau? Ora, durante la visita in Germania, sempre nel 2013, Barack Obama ridimensiona un po' la faccenda dicendo che in realtà era un programma per proteggere i cittadini americani. Lo stesso anno Obama lancia la Brain Initiative, dove Brain, oltre a significare cervello, è anche l'acronimo di una sigla che significa ricerca sul cervello attraverso le tecnologie avanzate. Questa ricerca proseguirà sotto Trump, che la finanzierà proiettandosi almeno nel decennio successivo. In parallelo, cosa molto interessante, anche nell'Unione Europea parte l'equivalente, che è lo Human Brain Project, che guarda caso dovrebbe finire proprio adesso mentre parliamo, nel 2023. L'idea europea era di realizzare un supercomputer capace di simulare il funzionamento del cervello umano.
Anche questo memorizziamocelo. Ora, ho preso un articolo a caso del 2014. La cosa interessante, lasciamo il nome dentro perché non perdiamo troppo tempo, ma cosa dice il titolo? Mezza umanità lancia un nuovo ordine economico mondiale. Mezza umanità, ma non è quella che pensiamo noi adesso. Qual è questa mezza umanità? Sono i paesi BRICS, 2014, abbiamo parlato dello scandalo americano che voleva, per via cibernetica, controllare forse qualcosa di più dei cittadini americani. All'epoca c'era Dilma Youssef a presiedere l'incontro di luglio dei BRICS e lei disse, semplifico molto, è inconcepibile essere sottoposti a questa cosa, noi non lo accettiamo. E all'interno del loro progetto, che è quello che presiede la nascita dei BRICS, di emanciparsi dal petrodollaro, nel 2014 questi paesi BRICS non solo fondano la nuova banca di sviluppo, ma cominciano a concretizzare un progetto che in realtà sentivano come loro già dal 2012, anche se non avevano messo in pratica, che è quello di mettere in posa 34.000 chilometri di cavi transoceanici in fibra ottica. Per cosa? Per collegarsi tra loro. Vi ricordate quando vi ho detto hanno fondato l'autostrada e dopo ci passa l'informazione? È lo stesso meccanismo, so che in questo caso sarebbe chiamata BRICS Cable, è la fondazione che adesso viene ritirata fuori, se voi fate adesso una ricerca mettete paesi BRICS, rete internet, sembra che sia una novità di adesso, no, sono 10 anni e più che ne parlano e che si attivano in tal senso. Nel progetto tra l'altro veniva coinvolta all'epoca anche Telecom. La cosa interessante è che una volta che avvii un progetto del genere vuol dire che sei pronto, vuoi essere, per produrre un nuovo traffico dati criptato e indecifrabile, cioè non compatibile con la precedente internet, altrimenti rientri, diciamo, dalla finestra nel luogo da cui sei uscito ufficialmente dalla porta. Questa, allora io l'ho presa dal sito boccanera.net perché il tizio l'ha resa ad alta qualità e colorando i diversi paesi coinvolti in maniera diversa, ma la fonte originale della mappa è brickscable.com, che quindi è il sito ufficiale di questa rete Intel dei paesi BRICS, che prova che non stiamo parlando di una leggenda. Vedete quindi il problema fisico che precede la comunicazione software, il punto è che se vuoi avere la tua rete, la tua autonomia, la tua sicurezza, farlo solo a livello software, con programmi, senza preoccuparsi di chi gestisce le autostrade, è un po' complicato. Ora, qui c'è il commento della Rousseff, su cui ora non mi dilungo. La cosa interessante però, sempre guardando le coincidenze, perché siamo nell'epoca delle coincidenze, penso che su questo siamo tutti d'accordo. Quando venne creata la rete informatica dei BRICS, dichiaratamente non volevano fare una cesura netta con la precedente internet, volevano anche una loro rete che poi in alcuni punti si interfacciasse con la rete esistente. Però la Russia nel 2014, che poi è un'incredibile coincidenza, l'anno in cui scoppia la crisi ucraina, eccetera, eccetera, fa un test per vedere se questa rete embrionale che stava creando poteva reggere una volta scollegata si darà internet e il test va a finire positivamente. Diciamo una cosa però, che di sicuro il solo annuncio della nascita della BRICS Cable ha creato un po' di disagio negli operatori occidentali, perché monetizzando la questione si è subito tradotta in una notevole perdita economica per gli operatori americani ed europei di settore. La Russia, dopo questo primo test del 2014, fece una previsione di estensione di questa rete diciamo, informatica alternativa interna al 95% delle possibili localizzazioni nazionali entro, un'altra coincidenza incredibile, entro il 2020. Allora, questa è una copertina di Science a cui sono affezionata, perché dimostra che le cose effettivamente ce le dicono.
qua siamo nel gennaio 2015, si chiama la fine della privacy. Il riferimento è proprio alle neurotecnologie di cui abbiamo parlato finora. Arriviamo al famoso 2020. Allora, qua c'è un articolo di Mario Di Nucci del Manifesto del 16 giugno 2020, non ve lo posso leggere tutto, però cosa dice? Allora, abbiamo spiegato il problema dei cavi, ok, che collegano i vari continenti, l'autostrada delle informazioni, all'inizio nasce un ambito americano, i BRICS vogliono fare il proprio. Cosa dice Di Nucci? Vi ricordate cosa succedeva a giugno 2020? Stavamo uscendo dal primo lockdown, eravamo distratti o occupati di pensare tante cose. A cosa pensano gli unici operatori che hanno avuto un grande successo economico perché la pandemia effettivamente li ha resi indispensabili? Quindi parliamo Facebook, Google, Microsoft, Amazon, Apple e dicendo. Hanno investito soldi nel circumnavigare l'Africa di cavi per portare una rete internet lì dove, ve l'ho appena detto, si stavano già organizzando i BRICS per fare questo tipo di operazione. Qui parliamo di un altro progetto che si chiama 2 Africa, scritto 2 Africa, 37.000 km di cavi, parte dalla Gran Bretagna, scende giù, c'è un nodo su Genova già attivato e poi prosegue per il Mediterraneo. Allora, Di Nucci giustamente dice, riporta anche lui molto fedele alle fonti, dice la rete permetterà a centinaia di milioni di persone l'accesso alla banda larga fino a 5G, però dice c'è una cosa che a me non torna, perché se il servizio è ai cittadini africani, solo nell'Africa subsahariana non hanno accesso non a internet, all'elettricità, circa 600 milioni di persone, equivalenti a oltre la metà della popolazione. Quindi già sul piano diciamo, delle analisi e delle dichiarazioni ufficiali, questa operazione che richiede un grande investimento economico non è chiara. E poi ipotizza che forse questa operazione serve a collegare più strettamente le case madri delle multinazionali, quelle elite africane che ne rappresentano gli interessi nei paesi più ricchi di materie prime, che sono poi i paesi che si stanno contendendo nell'area BRICS. Dice sempre Di Nucci, 2 anni fa, nel maggio 2018, Facebook ha stabilito una partnership con l'Atlantic Council, Consiglio Atlantico, una influente organizzazione che si definisce no partisan, però questa organizzazione, tra gli scopi no partisan che ha la garanzia per esempio del corretto uso di Facebook nelle elezioni in tutto il mondo, monitorare la disinformazione, l'interferenza straniera ed educare i cittadini e la società civile, anche diciamo comunicando in tempo reale ai governi quali notizie sono false e quali sono vere. Tra i partner di questa organizzazione dichiaratamente super partes ci sono ovviamente gli organismi imparziali, il Pentagono, la NATO, Bank of America, molte industrie belliche, la fondazione Rockefeller e il noto filantropo Soros. Ora, diciamo che un'altra cosa che vi ho indicato ufficialmente, poi vi invito a procurarvi quell'articolo, la banda larga anche in 5G potrà essere usata dalle forze speciali americane e dalle altre nelle loro operazioni in Africa. Anche qui non si capisce perché, ripeto, va contestualizzato al momento storico, eravamo tutti preoccupati per un virus letale, perché preoccuparsi di questo? Questo per farvi capire, dal sito twoafricacable.net, il sito dedicato a questa operazione, vedete, temo che non si veda abbastanza perché la mappa è fatta solo in bianco, comunque si parte dalla Gran Bretagna, Mediterraneo, qua dovrebbe essere Genova se non sbaglio, poi si scende giù, vedete, ok, questa foto che risale mi sembra ad aprile 2022, questo era il nodo che stavano inaugurando in quel momento. Ecco, vi dicevo, non si capisce perché tutta questa attenzione per le operazioni militari in quel 2020. Allora, andiamo
negli ultimi anni, perché non solo non possiamo pensare che certe neotecnologie non siano arrivate lì, ma ne sappiamo che spesso, ma questo è sempre successo anche da noi, alcuni studi vengono inaugurati in ambito militare e poi con un po' di ritardo rispetto al loro conseguimento dei obiettivi, aperti all'ambito civile e diffusi presso la popolazione. D'altronde questa è proprio la storia di Internet che abbiamo appena visto. Allora, fino al 2015 circa, restando nell'ambito delle applicazioni tecnologiche al militare di professione, si parlava di super soldato potenziato, quindi che raggiunge degli standard superiori allo standard militare, diciamo, medio, o di soldato centauro, cioè l'idea era di equipaggiarlo con, ad esempio, computer, elettronica indossabile, i dati a testa alta e dati display, o anche esoscheletri. Per esempio, divenne famoso per un certo periodo questa specie di armatura rimovibile che si chiamava Hulk. E la cosa interessante è che queste tecnologie sono removibili e i loro effetti, a meno che quello che è possibile sapere, tendenzialmente reversibili, cioè una volta che io mi tolgo l'armatura, ritorno alla persona che ero prima di indossare gli abiti militari. Qui per esempio indossa l'esoscheletro Hulk, vedete che percorre le linee principali del corpo, ok? E deve supportare il militare. Qui sta facendo un test biomeccanico per vedere quanto appunto è pratico e utile, e la foto per la cronaca l'ho presa da Focus, cioè io ho i documenti militari che parlano di questo, però il fatto che questa notizia è stata pubblicata su Focus, ritorniamo sul solito discorso, non ci nascondono assolutamente niente. La DARPA all'interno di questo filone di applicazioni tecnologiche inaugura un filone di neurotecnologie non chirurgiche, cioè l'idea è di essere meno invasivi possibili. Quello che io oggi vi rappresento come la fascia che interagisce per via cutanea con dei catodi che stimolano le nostre sinapsi per farci diventare dei palleggiatori più veloci del basket, ha avuto un precursore militare per avere un soldato più affidabile, più resistente, meno sensibile alla fatica e al dolore, per esempio. Avevano fatto anche degli esperimenti, su cui non mi dilungo, in cui venivano iniettate delle nanotecnologie che stimolavano dei coaguli atti a favorire la cicatrizzazione rapida delle ferite, di modo da ridurre le emorragie del soldato e quindi favorire la sua resistenza in battaglia. Tutte cose sperimentali che sono anche queste un po' trapelate dai siti di settore, ma sono sempre rimaste un po' lontane dalla società civile, almeno fino a quegli anni. Ora, vi faccio vedere degli estratti da questo documento del 2019 prodotto dall'equivalente del Ministero della Difesa americano. Cosa vi voglio far vedere qua? Il mio obiettivo è farvi vedere per sommi capi, invitandovi poi voi stessi alla lettura e all'approfondimento, come può essere avvenuto il passaggio dalla tecnologia per il soldato, l'esoscheletro Hulk, alla tecnologia integrata nel militare di professione, quindi una fusione potenzialmente definitiva tra essere umano che ha scelto la professione militare e tecnologie, anche neurotecnologie. Allora, questo documento fa delle ipotesi. Facendo delle ipotesi, lo sottolineo per correttezza, per chi non avesse sentito bene le premesse, noi non sappiamo fino a che punto è tutto realizzabile, fino a che punto è PNL, però lo mette nero su bianco e retrospettivamente, essendo passato qualche anno, 2019, possiamo anche noi fare delle analogie rispetto ad altre cose che abbiamo visto, notato direttamente o indirettamente in ambito militare o approfondito in altri contesti. Dicevano in questo documento, questo tra l'altro lo vedo già nelle prime pagine, entro 2050 si considerano come tecnicamente realizzabili, tra i tanti potenziamenti che vengono ipotizzati, almeno i seguenti miglioramenti. Cosa dicono? Miglioramenti oculari per la vista e la consapevolezza della situazione. Ripristino e controllo programmato della muscolatura attraverso una rete di sensori optogenetica
l'optogenetica, semplifico moltissimo, mi perdonino gli eventuali esperti del settore che fossero in sala, è una disciplina che punta ad educare, a trasmettere informazioni attraverso segnali luminosi che arrivano all'occhio e quindi tramite l'occhio il cervello. Potenziamento dell'udito per la comunicazione e la protezione del soldato. E poi quello che mi interessa, perché mi collego un po' al filo rosso della serata, potenziamento neurale diretto del cervello umano per il trasferimento bidirezionale dei dati, cioè dalla fonte di informazione del cervello, apertura del canale in un senso, del mio cervello al raccoglitore di informazione, uso dello stesso canale in senso inverso. Questo è uno screenshot da questo documento. Vedete, non è un film di fantascienza, sono loro, non so se in ultima fila lo vedete, ma c'è scritto proprio Cyborg Soldier 2050. Quindi, la prospettiva cyborg è veramente quella dell'integrazione potenzialmente definitiva di queste tecnologie. Loro stessi dicono, noi non sappiamo se in che misura si può tornare indietro una volta che nei nostri soldati viene implementata questa tecnologia. Ora, il trasferimento bidirezionale dei dati, dal punto di vista del funzionamento militare, gerarchico, tradizionale, implica veramente una rivoluzione. Perché? Qua dice, parla di una rivoluzione nella comunicazione, ma provo a tradurre in termini un po' più spiccioli. Operazione militare tradizionale. Io sono il comandante e dico ai miei sottoposti, raggiungete l'obiettivo X alla tale ora attraverso il tale percorso. I miei soldati vanno, magari per qualche motivo si interrompono le comunicazioni, si perde la mappa, qualunque cosa, qualunque disguido c'è, ma loro hanno avuto il mio ordine, io non riesco a ridefinirlo, la missione potrebbe fallire. Invece, in questa visione delle cose, è come se l'ordine gerarchico fosse potenzialmente circolare, perché in tempo reale, mentre fanno le cose, o perché me le comunicano, o perché io posso, passatemi il termine, semplifico, entrare nel cervello dei miei sottoposti, vedo quello che vedono, vedo cosa fanno, se ci fosse un problema all'ultimo io potrei, con maggiore efficacia rispetto a prima, rinegoziare l'ordine, quindi si crea un circuito circolare di feedback, informazione e reazione. Ora, la cosa interessante, qua dicono, queste interazioni consentirebbero ai combattenti di comunicare direttamente con sistemi autonomi e senza equipaggio, oltre che con altri esseri umani. Quindi anche l'idea di comandare droni, per esempio, il potenziale di scambio diretto di dati tra reti neurali umane e sistemi microelettrici potrebbe rivoluzionare le comunicazioni tattiche dei combattenti, accelerare il trasferimento di conoscenza, eccetera, eccetera. Quindi praticamente qua stanno parlando, lo dicono anche, vedete, potenziare il cervello attraverso interfacce di neurosilice, quindi è informatica applicata, potremmo dire, al cervello, e accelerare i sistemi difensivi e offensivi. Allora, un esempio, diciamo, non legato al cervello, il potenziamento oculare. Qua è in inglese, però per semplificare un pochino, per esempio, qua parlano dell'ipotesi di ripristinare un occhio che è stato ferito e anche se chiaramente nel campo di battaglia dare una capacità visiva che per esempio riesce a vedere dove l'occhio umano non vedrebbe bene o altre cose del genere può suscitare una reazione non felice, dicono, è possibile che riusciamo ad avere un consenso attivo, una partecipazione attiva ai nostri militari se iniziamo a proporre queste operazioni appunto come ripristino della capacità visiva dopo che l'hanno persa in battaglia. Potenziamento cerebrale, questo credo che non si lega per niente. Comunque, qua parla, il potenziamento potrebbe non semplicemente comportare il controllo dell'equipaggiamento o delle macchine, ma anche la trasmissione da operatore a macchina o da operatore a
al cervello, tra umani, e il controllo di dinamiche per potenziare situazioni che implicano l'uso del drone. Quindi quello che vi dicevo prima, l'ipotesi di telecomandare i droni in maniera più efficiente, più precisa, con minor margine di errore, in ipotesi. Qua non si legge, purtroppo mi dispiace, però sottolineano che l'operazione di impianto degli elettrodi funzionali a questo tipo di potenziamento non sanno se sarà reversibile e con che effetti nel lungo termine. Una ipotesi applicativa che fanno è di individuare all'interno dei militari suscettibili di queste operazioni dei piccoli corpi che verranno sottoposti in via sperimentale a queste operazioni, si vede un po' che effetto fanno e poi si allargano al resto del corpo militare. Quindi tutti i soldati di professione potrebbero essere un domani più o meno vicino suscettibili di questo tipo di richiesta per poter lavorare. Una cosa che è molto interessante, vabbè, qua fa anche un riferimento alle nanoparticelle biocompatibili, quindi ci rendiamo conto anche del livello di miniaturizzazione e di sempre minore rintracciabilità nel corpo di queste particelle. Ma la cosa che mi interessa farvi notare è che vi è data molta enfasi all'aspetto della accettazione da parte di chi deve subire o chiedere queste operazioni. Mi viene un parallelismo. Non vi sembra che negli ultimi 2 o 3 anni sia stata molto enfatizzata la dinamica del consenso al di là di come veniva raccolto o barra estorto? Possiamo forse notare una continuità tra queste due modalità operative? Ora, sempre restando nell'esempio del neuropotenziamento dei militari, le tecnologie di potenziamento possono essere intimamente, questa è proprio la traduzione, possono essere intimamente integrate nel corpo umano e consentire decenni di scambio di informazioni col sistema nervoso umano, cioè una volta che te le impianti rimangono lì a lungo. E consentire quindi scambio di informazioni col sistema nervoso umano e gli effetti a lungo termine sul corpo e sulle funzioni cognitive o psicologiche non possono essere tutto previste. Pertanto si iniziano i test, come dicevo, su piccoli gruppi. Ora, è un ambito veramente ampio, servirebbero settimane solo per la visione dei documenti, però vi voglio lanciare alcuni input. Intanto, sempre in ambito militare, a partire da questi studi che spesso sono anche mimetici rispetto a quello che avviene in natura, e su questo è in termini divulgativi molto interessante un capitolo che lo studioso Marcello Jenka, che già vi ho citato prima con il libro Intelligenza al quadrato, approfondisce. Qua sta parlando di swarm intelligence, quindi l'intelligenza di sciame, cioè gli insetti che si muovono contemporaneamente sullo stesso obiettivo senza mettersi d'accordo preventivamente, e la hive mind, quindi la mente da creare, un sistema di menti tra loro interconnesse. Sembrerebbe, facendo una metafora, di avere un internet delle menti. Ora, queste tattiche di sciame, che per esempio, andatevi a vedere cos'è il progetto Offset della DARPA, possono prevedere delle piccole unità di fanteria che manovrano dei piccoli gruppi, cioè fino a 250 di droni o sistemi sia terrestri che aerei, comunque sistemi di guida autonoma senza pilota, in ambienti urbani complessi. Ora, questa è una notizia interessante perché voi avrete sentito la notizia delle esercitazioni NATO negli ultimi giorni in città. Ritorna, ma è un documento del 2019 molto interessante. Tutta questa tecnologia implementata nel corpo di un soldato prevedendo degli scenari urbani di applicazione. Ora, il ripensamento del sistema tradizionale gerarchico del comando, l'abbiamo già tematizzato, è interessante l'ipotesi di una intelligenza organica
umano, naturale, che viene integrata, soppiantata da quella militare, per ora si focalizza soprattutto sul cervello umano che comanda direttamente un oggetto, ma non si esclude la comunicazione cervello a cervello, anche se, ripeto, lo stesso documento dice non tutto ciò che stiamo lavorando adesso ve lo posso dare per già fattivo. E poi le interfacce reali per governare i droni, questo l'abbiamo già visto. Ora, tornando alla dinamica del consenso, questo documento in più passaggi ci dice abbiamo un problema all'interno di questa visione che per noi è coerente e funziona bene, come gestire l'opinione pubblica. Cioè, riusciamo a trovare una maniera per superare in maniera definitiva questo pregiudizio che per noi è un impedimento nell'implementazione in chiave, quindi in maniera più semplice anche per noi delle operazioni che dobbiamo programmare, anche perché poi, detto tra noi, il militare, almeno per ora, prima di essere militare, è un uomo con una famiglia o comunque sia una vita anche da civile, si suppone, quindi se tu, ad esempio, con queste neurotecnologie mi modifichi la personalità, potrebbe essere qualcuno degli operanti se ne accorge, per esempio. Quindi è anche una forma di intelligenza, forse il problema di come sdoganare certi metodi in maniera più trasparente possibile. Bisogna capire poi se l'intelligenza a volte al bene o al male, questo è un paio di maniche. Loro dicono, beh, intanto il primo metodo può essere prendere confidenza con questi strumenti. Noi sappiamo già che in ambito sanitario molte persone aspirano ad avere questo potenziamento uomo-macchina per la cura delle lesioni cerebrali o di malattie. Parlo sempre di lesioni cerebrali perché, come vi ho già detto, se anche io voglio intervenire, per esempio, sulla mobilità di un arto, è ineludibile passare anche dal cervello, anzi, principalmente dal cervello. Quindi l'ambito sanitario potrebbe essere effettivamente un primo apripista per sdoganare, per vedere come positiva a priori, la compenetrazione tra il mondo cyborg e la società civile. Un secondo aspetto che invece è meno significativo in apparenza è che io stessa mi sono stupita di vedere citato in questo documento, anche perché se qualcuno di voi sta facendo da agronomo o da professioni simili aggiornamenti, l'agricoltura 2.0 sta esplodendo come argomento adesso, non era talmente ugualmente famosa nel 2019. Loro dicono, anche in ambito agricolo, visto che prevediamo la moria di api, di insetti impollinatori, con questi droni di precisione che vanno a fare il lavoro di impollinatori delle api, avere qualcuno che sta a guidare con precisione del cavo, con precisione estrema, un drone può salvare tutta la filiera della produzione agricola. Di cosa parliamo quindi? Del sesto dominio. Allora, in ambito militare abbiamo domini tradizionali, terra, aria, mare, poi abbiamo i domini spaziali, quindi lo spazio extraterrestre, quello con i pianeti e le stelle, lo spazio cibernetico, e poi c'è questo quinto, sesto dominio che in origine poteva sembrare il cervello, ma perché il cervello presiede al controllo di tutto il resto, possiamo dire che il sesto dominio è la persona intera. Quindi se l'uomo diventa, diciamo, il campo di battaglia, noi praticamente passiamo dalla guerra detta cinetica, quella tradizionale con le bombe, insomma, a una guerra non cinetica di altra natura. Ora, sul sesto dominio da solo io dovrei parlare un'altra ora, e poi ci buttano fuori dal locale perché si fa tardi, ma io vi invito a vedere il nuovo format di Luca Consapevole che si chiama Disconnessi, in cui che abbiamo inaugurato proprio con una intervista in cui approfondiamo specificatamente il sesto dominio. Anzi, direi che questa puntata di Disconnessi si può considerare complementare come argomento a ciò di cui stiamo parlando adesso. Quindi io mi scuso se andò un po' velocemente, ma devo approdare ad altri argomenti. Quello che invece mi interessa affrontare stasera, che siamo in ambito tradizionale militare, quasi tradizionale, è il passaggio da quelle che una volta erano chiamate psyops al neurowarfare, quindi un ambito di guerra neurologico. Questo è un articolo che è stato pubblicato, non mi ricordo se il 29 o il 30 agosto del 2021, comunque sempre agosto 2021, sul Manifesto. Dice, non è fantascienza, gli eserciti bionici colpiranno le menti.
un articolo simile verrà pubblicato su Repubblica, mi sembra nel gennaio 2022, si parlerà della sindrome della Vana. Allora, quello che ci interessa capire è che a livello di informazione, anche mainstream, certe cose in qualche maniera sono dovute uscire fuori. Non vengono approfondite adeguatamente, perché se avete modo di approfondire l'articolo di Repubblica sulla sindrome della Vana, secondo me mi sono messo nei panni di uno che non ha mai affrontato questi argomenti, ne uscirete fuori più confusi di prima. Però in qualche maniera questo aspetto della neuroguerra non può più essere occultato. Ora, un aspetto che però vi voglio, diciamo, sottoporre sulle neuroarmi, invitandovi sempre all'approfondimento, è che queste nuove forme di diciamo, attacco nei confronti anche della società civile, non solo dei militari, mettono in discussione le nozioni di intelligenza umana naturale, di autonomia e di responsabilità, perché supponiamo che la neuroarma riesca, come pare sia già possibile, a indurmi una reazione emotiva incongrua rispetto al contesto. Ad esempio, sono un manifestante, sono arrabbiato durante la manifestazione per dei motivi che reputo sacrosanti. Con l'impatto di questa neuroarma, variamente definita, ma non si sa bene come venga proiettata sui manifestanti, magari mi viene da piangere. Allora, autodeterminazione, autonomia, sono io che piango, sono responsabile di questa cosa oppure no? Me ne rendo conto oppure no? Ecco, la definizione del cervello come nuovo campo di battaglia quindi non è mia, e vi faccio notare che se ne parlava, seppur in maniera abbastanza teorica, almeno dal punto di vista dei civili, già nel lontano, virgolettato lontano, 2015. Quello che posso dirvi di andare a verificare è che il secondo rapporto della NATO sulle tendenze tecnologiche per il ventennio 2020-2040, quindi ci siamo perfettamente in mezzo adesso, è il miglioramento cognitivo basato sul trasferimento bidirezionale, il doppio canale, entrata e uscita, quello che dicevo prima, dei dati e le rete mani come possibilità reale. Quindi, mentre vi ho detto che prima si poteva ipotizzare degli scenari più o meno futuribili e veniva lasciato in sospeso il giudizio sulla reale fattibilità di alcuni deliberata, qui invece il canale bidirezionale, quindi anche l'inserimento di dati, ma se fosse inserimento di opinioni, fosse l'inserimento di atteggiamenti o di altri tipi di reazioni. Allora, l'Innovation Hub che cos'è? È una specie di progetto della NATO che per circa studio proprio punto di vista non rappresenta esattamente quello che pensa la NATO in quel momento, però intanto viene finanziato, sottopone gli studi e le ipotesi. Questo è lo schema che io faccio vedere fino all'inserimento, purtroppo non si vede bene qua nella registrazione, avrò modo di renderlo più visibile. Qui c'è la linea del tempo, 2030, 2040, 2050, e qui le varie tecnologie che vengono implementate nel tempo per cosa? Per potenziare l'essere umano. Si parla di essere umano aumentato. Qua si parla di, per esempio, a caso, vaccini, neurostimolazione, intelligenza artificiale, nanotopics, eccetera, eccetera. Quindi il discorso è che, anche se partiamo in ambito militare, la nozione di uomo potenziato è una nozione che ci stravolge un po' tutti, anche solo a pensarla sul piano biologico e non solo. Quindi chiediamoci, stiamo volando delle ipotesi del futuro o siamo già nella realtà? Per esempio, l'hackeraggio individuale o ingegneria genetica sociale, se venissero estesi, andremo verso una militarizzazione della società? Ci tengo a puntualizzare una cosa. Nel linguaggio comune, specialmente nei media, la parola hacker ci viene propinata per rappresentare una specie di delinquente informatico. Ma io vi invito a procurarvi, nelle catene dell'usato che vi buttano lì per pochissimi euro, dei vecchi dizionari di informatica, quando ancora era la disciplina per quelli che oggi chiameremo nerd. Vedrete che all'inizio c'è una differenza molto significativa tra l'hacker e il cracker.
e l'hacker era la persona che risolveva i problemi con altre competenze informatiche, mentre semmai era il cracker che usava elevate competenze informatiche per esiti malvagi. L'idea che un'elevata competenza informatica individuale e non controllata sia necessariamente volta al male mi sembra un'operazione intellettualmente disonesta che oggi dovrebbe passare inosservata, specialmente in un momento in cui il sapere viene standardizzato, dequalificato e un po' impoverito anche in termini di funzione. Chiusa questa parentesi, relativamente al futuro, cognitive warfare, quindi una nuova concezione anche della propaganda come strumento di attacco e o difesa, vi invito sempre a vedere la puntata di Disconnessi Inconsapevole su questo, però vi butto in linea nozioni, l'idea che ci sia un'accettazione passiva del segnale da parte dello stesso soggetto, però anche una ripetizione attiva. Non sappiamo quanto consapevole, ma sicuramente volontaria. E al servizio di questo cognitive warfare abbiamo che cosa? L'intelligenza artificiale, quella che, ve l'ho detto prima, si fonda sulla combinazione di algoritmi. Gli algoritmi possono avere pregiudizi. Dove viene diffusa? Attraverso la rete. Chi ha costruito la rete? Stanno anche nascendo delle discipline, o meglio, dei rami specializzati in precedenti discipline per studiare il fenomeno, come per esempio la cyber psychology, nasce dall'unione di psicologia e cibernetica, lo studio delle relazioni e degli impatti reciproci tra uomo e macchina e anche tra interazioni tra umani mediati a tecnologie, ma addirittura forse tra macchine. Ora, facciamo un'ipotesi volutamente distopica perché vi voglio un po' svegliare da questo evento, un po' stimolare la fantasia che aiuta ad approdare a scenari netti, magari a soluzioni. C'è il rischio che possiamo arrivare a un mero intervento moralizzante, ad esempio ti sei comportato male e per fare prima, invece di farti capire come potevi fare meglio, ti metto un catodo o quello che posso fare e faccio in modo che ti comporti bene. È interessante capire però come finisce ciò che è bene, chi ha il diritto di fare questo. E se uno, come a volte succede anche nei migliori sistemi giudiziari, è vittima di un errore, magari viene punito per la cosa sbagliata, si può tornare indietro? Ora, vorrei, se ce la fate resistere ancora un pochino, farvi riflettere anche sul fatto che il diritto all'integrità personale e anche il diritto alla continuità psicologica, cioè il cambiamento di personalità indotto, viola un diritto umano fondamentale. Questo è molto interessante perché uno degli aspetti che ci affascinano tutti le neurotecnologie è il fatto anche di poter velocizzare dei processi usuali che sembrano apparentemente innocui. Avete già sentito parlare del download della memoria che alcuni miliardari già vogliono fare, del tipo quando muoio mi scarico i miei dati neurali e mi faccio inventare un nuovo corpo, no? È una cosa che viene un po' da tutti i film di fantascienza, avevo in mente per esempio l'imperatore Palpatine di Star Wars che migra da un corpo all'altro, ma fuori da queste ipotesi c'è anche chi pensa, da comuni mortali, di fare un semplice download di intere enciclopedie mettendo nel cervello su modello dei film come Johnny Mnemonic. Ora, finché parliamo delle tabelline, che anche io avevo da ridire, potrebbe essere semplice, ma facciamo finta che una persona che ha delle solide convinzioni filosofiche o religiose in un settore si scarichi in maniera non controllata, cioè fa fare tutto finché il procedimento non finisce, delle informazioni di una enciclopedia di religioni antiche, per esempio, da cui apprende in maniera non mediata delle informazioni che considera sue, dopo lo scaricamento dell'enciclopedia, ma che sono cortocircuitanti rispetto alle sue convinzioni. Per esempio, uno che prima è convinto della non esistenza di Dio, crede anche che Dio esista contemporaneamente, o viceversa, normalmente una persona che legge un libro che non era sopportata, vi ho fatto un esempio molto banale, ma per esempio io che ho spesso letto diari di guerra o report di questo tipo, alle volte alcune cose tu non ce la faccio a leggere, mi fermo un po' e lo riprendo più avanti. Perché in quel momento era troppo per il mio livello di sopportazione.
se io avessi fatto un download completo, come ne sarei uscita fuori emotivamente a fine scaricamento? Questa è un'ipotesi che è difficile discutere senza avere informazioni precise sugli effetti delle nuove tecnologie e che sicuramente chi promuoverà lo scaricamento dei documenti, perché si sta già creando la pubblicità in tale senso dal punto di vista di agenzie sedicenti specializzate, probabilmente non metterà in chiaro preventivamente. Ora, quando si parla di grande reset, fermo restando che forse l'idea di un nuovo ordine mondiale economico di fatto lo stava già provando in maniera consensuale e pacifica un altro gruppo di stati, come vi ho fatto vedere prima, quello che io sostengo da tempo è che prima che politico, prima che economico, questo grande reset in cui siamo ufficialmente immersi è un reset dei diritti umani, che sono il vero grande ostacolo all'applicazione delle ipotesi più estreme che ci stanno propinando in maniera indiretta in tante salse. Perché innanzitutto non ci viene spiegato adeguatamente che siamo dentro una guerra verticale, quindi ricchi contro vecchi e nuovi popoli, poveri. Noi vediamo che tutti i processi in cui siamo immersi tendono a orizzontalizzare il conflitto, per cui continuamente si creano dinamiche di guerra tra poveri, vaccinati contro i non vaccinati, i sostenitori di un partito contro i sostenitori di un altro, immigrati contro autoctoni e via dicendo. Invece, se ci guardassimo un'altra prospettiva, vedremo forse che è molto più facile che siamo tutti uniti da un unico nemico. Globalizzazione. Questo è un termine neorismo geniale coniato da Fusaro, purtroppo non è mio, ma rende benissimo l'idea. Complementare alla globalizzazione, ricordo i servi della gleba, quelle persone che erano servi della terra, nemmeno proprietari di loro stessi, quindi un'epoca che precedeva l'esistenza dell'habeas corpus, per cui il feudatario era proprietario del castello, della terra e delle persone e degli animali che esistevano sul suo terreno. Neofeudalesimo tecnocratico. Ogni riferimento al credito sociale è puramente casuale. Elevato rischio e definitiva compressione dell'habeas corpus, abbiamo detto, e con esso conseguentemente dell'habeas mentem, non vorrei proprio sapere come si fa. Se non siamo liberi di decidere cosa fare nel nostro corpo, come difenderemo quello che viene fatto alla nostra mente? Sopravvivrà il diritto all'autodeterminazione? Chi decide? Chi sono i soggetti la cui felicità individuale è sacrificabile? E a vantaggio di cosa? Una delle prospettive che indago nell'intervista di Luca Consapevole del format Disconnessi è proprio il fatto che viene messo nero su bianco in alcuni documenti ufficiali che negli scenari che si prospettano è già prevista che la felicità individuale venga sacrificata per un bene collettivo. Ma è giusto definire bene collettivo una cosa che probabilmente viene definita comunque da soggetti individuali? Forse se lo chiamassimo bene e lo definissimo interesse, non è la prospettiva più onesta? Allora decidiamo, è giusto perché che un interesse di alcuni soggetti venga definito come preminente rispetto a un interesse sempre alla felicità di altri soggetti? A volte cambiando le parole certe dinamiche mi sembrano leggermente più chiare. Come difenderci? Allora, io la ricetta non ce l'ho, o meglio, avrei delle idee, ma non mi piace propinarle, come ho già detto, come pacchetti precostituiti, perché poi ciascuno di noi, per quello che è il suo vissuto, per quello che può fare, troverà probabilmente le sue vie per difendersi se ritiene opportuno. Magari vi ho fatto venire voglia di farvi un bel neuropotenziamento, appena ci si fa, andate a vedere su internet, per comparvi la lampadina che cambia colore col comando della mente. Comunque, una delle cose che io ritengo veramente ineludibile, e chi mi conosce sa che la cosa su cui mi sono veramente impuntata alla fine dell'anno scorso, è studiare, renderci consapevoli e autonomi rispetto alle trappole comunicative. E quindi verificare e studiare. Trovate il tempo, un'ora alla settimana, scegliete un ambito, ma studiate. Seconda cosa, ripartire da un consumo critico. La proposta minimalismo digitale, che la tecnologia sia al nostro servizio e non il contrario, prendete dalla rete più di quello che potete dare. E su come poi non possiamo approfondire oggi, ma ci sono molti modi. Essere comunque cauti, parsimoniosi nell'approccio alle nuove tecnologie, ne ho parlato per due ore, non mi ripeto. Altra cosa, esigere prima possibile comitati bioetici internazionali completamente esenti da conflitti di interessi.
è capace di produrre pareri vincolanti. Non è una cosa banale. Ci sono già comitati etici, per esempio, uno vede insieme il Vaticano e l'IBM. In un altro, siccome Facebook era una società che poteva essere passibile di conflitto di interessi, in quanto da tempo, ad esempio, lavorano a un'applicazione che vi permette di scrivere post senza usare le mani, quindi si comanda direttamente a Facebook di scrivere la frase e questa frase compare magicamente, ha detto, ah, ma io non partecipo perché sono un'azienda, però fondo un'università, a volte scherzando si dice ma ti sei laureato su Facebook, no, esiste la Facebook University adesso, verificate, così essendo università possono partecipare come atletici. Ecco, queste cose secondo me non devono succedere, quindi dobbiamo esigere un vero comitato bioetico e gente con tutti gli interessi capaci di produrre pareri vincolanti. Però, per evitare delle trappole fiduciarie di gerarchici che ci hanno portato a questo, dobbiamo anche pretendere di poter essere messi in grado di vigilare sul loro operato e poi, rispetto ad altre ipotesi che magari discuteremo insieme, ricordiamo sempre, qualunque cosa ci dicono, qualunque applicazione ci propongano, anche parlando di internet sicuro, termini che io dico migliaia di volte, ricordiamoci che è l'hardware che comanda sul software e non il contrario.